Il convegno di oggi, importante convegno nazionale su un tema di estrema importanza, direi di importanza strategica per quanto attiene alle politiche fiscali, si inserisce in un percorso di lavori e di studi che la nostra università, l'Università Europea di Roma, e la nostra cattedra di diritto privato, di diritto tributario, ha intrapreso un paio di anni fa, allorquando si è proposta di seguire attentamente tutta la evoluzione delle politiche internazionali dirette a modificare i tradizionali schemi del diritto tributario internazionale che consentivano e consentono tuttora in larga parte alle grandi imprese del digitale, dell'economia digitale, di sottrarsi a tassazione nello stato in cui vendono i propri prodotti o in cui i propri prodotti vengono utilizzati, questo attraverso tutta una serie di artifici giuridici e attraverso l'uso sofisticato delle caratteristiche tipiche dell'economia digitale che consente di fornire servizi a distanza senza una presenza fisica nel territorio nel quale operano. Ecco quindi la esigenza dei vari stati di recuperare materia imponibile per una maggiore equità fiscale. Temi estremamente complessi che occupano tutti gli stati, occupano l'OCSE, occupano la Commissione europea, occupano il nostro Parlamento che ha fatto più volte delle proposte di introduzione di una web tax e che non hanno ancora prodotto tuttavia utili risultati, quindi esigenza di approfondimento a livello scientifico dei temi economici e dei temi giuridici che si sottendono a questa problematica che deve essere logicamente accompagnata poi da una volontà politica e da una azione concorde dei vari stati che individuino delle nuove forme di tassazione o delle nuove forme di tassazione della ricchezza che ormai si produce a livello globale, non è più confinata nell'ambito dei vari stati. Questo è l'oggetto del nostro convegno di oggi.